Ma ora tutte le attenzioni su questo straordinario patinatore, Javier Fernández. E il pubblico lo ama, si sta dipingendo ovviamente con le bandiere spagnole la tribuna della Dom Sportiva qui a Zagabria. Javier Fernández, il campione nazionale spagnolo, davvero un pattinatore straordinario, sesto l'anno scorso agli Europei Sheffield. Sì, quando era anche l'anno scorso assolutamente tra i favoriti, non riuscì a gestire la pressione assolutamente. Vediamo se ha imparato da quell'esperienza. Quadruplo toll magnifico! Fantastico! Scusate Salco, sono così esaltata che... Passi d'entrata, triplo Axel, meraviglia! Attenzione alle trottole. Cioè va benissimo. Luz, doppio il tolb, non triplo, ma comunque valida la combinazione. C'è il boato per Javier Fernández, davvero un programma perfect, come vediamo in uno striscione che si è proprio innalzato alla Dom Sportiva, perché è stato grandioso. Grande, grande lo zorro di Fernández. Dallo zorro allo zorro, mi sa, dallo vero? Dallo zorro allo zorro, mi sa, proprio oggi, guarda. Però guarda, per questo patinatore i livelli, tutti i livelli 4 nelle trottole, che per Fernández è quasi una conquista più difficile del quadruplo salco finiziale. Sì, per lui sì. Ma soprattutto quello che mi è piaciuto è stata come stavolta ha tenuto la concentrazione, sì, e si è dominato fino alla fine, perché sappiamo tutti lui è così un talento che tende a strafare quando è preso dall'esaltazione, quando è preso dalla convinzione che ormai tutto sta andando bene. L'abbiamo visto alcune volte sbagliare poi elementi facilissimi. E invece questa volta con i consigli di Brian Orser. Dice, andiamo tranquilli, guarda, anche vedendo proprio il suo rallentì, incredibile veramente questo patinatore. Non ha rischiato, ci stava, no, ci stava il triplo Tolup dopo il Lutz, ma ha fatto bene così, non ha voluto fare errori, tanto già con quel quadruplo salco iniziale e il triplo Axel preso dai passi, che addirittura ha un GOI di più 2,14, giustamente, e anche il quadruplo salco iniziale ha un GOI di più 1,86.
dovrebbe avere un tecnico assolutamente superbo. No, davvero un pattinatore incredibile, quest'anno ha vinto Skate Canada, ma battendo il campione del mondo Patrick Chan a casa propria. Io penso che sia stata una grande carica. Sì, non dimentichiamo che ha vinto il libero della finale di Grand Prix. Certo, un libero pazzesco ha fatto Javier Fernandez, tra l'altro. È veramente un pattinatore incredibile. Io poi penso tanto che Brian Horser l'abbia cambiato, guarda, tantissimo. Gli ha dato anche una raffinatezza incredibile. Fa concorrenza di Yuzuru Hanyu, perché lui adesso c'ha il topolino di peluche topolino, mentre Yuzuru porta sempre Winnie the Pooh come portafortuna. Ne avrà un da fare Brian Horser. Ecco, wow. È un punteggio incredibile, 88-80 contro i 74-82 di Plushenko, 46-87 per il tecnico Elements, veramente un tecnico stratosferico contro il 35-46 di Plushenko, ma lo ha battuto anche sui components. Del resto, quando poi un programma funziona, l'abbiamo sempre detto, alza inevitabilmente anche tutto il resto, tutta la valutazione della qualità del programma. Poi lui è bravissimo, il mio programma è tutto coreografato dall'inizio alla fine, ha delle transizioni eccezionali. 41-93 ha avuto per quanto riguarda i components, transition 8-21, 8-61 l'interpretazione, 8-43 la skating skill, la coreografia 8-25. È davvero dei punteggi importantissimi, ma possiamo già notare proprio dalla sua scheda quanto il quadruplo faccia la differenza, perché un quadruplo fatto bene come quello che ha fatto lui, guarda che punteggio che ovviamente gli porta, cioè